Salve a tutti, popolo di Sport. Questo è un video abbastanza particolare, infatti sono un pochettino, cioè lo volevo registrare da un po' di tempo, ho già registrato una prima parte, però che dovrebbe essere, non so quando sarà caricato, infatti questo non lo so quando, quando verrà pubblicato, però ragazzi, io volevo dire semplicemente una cosa. L'altro giorno in televisione mi è capitato di vedere delle cose allucinanti, infatti non farò sempre il solito video spacca palle, ragazzi, sarò molto più breve. Uno è una, forse tutti quanti ne avete sentito parlare e quant'altro, è quello su un libro dove c'è il segreto della vita fino a 120 anni e un altro è di un piccolo aggeggio che si attacca qua. Ok, con le spalle e ti fa stare diritto. Cammini così. Ok? Allora, parto subito col primo dicendo vivere fino a 120 anni con alimentazione corretta, con chissà che cosa c'è, manco neanche l'ho letto perché già soltanto il nome mi faceva incazzare. Perché? Perché fa leva su che cosa? Sull'ignoranza della gente, innanzitutto, ma fa leva sulla speranza delle persone. Appunto, magari malate o quant'altro che vogliono vivere, quindi tu fai marketing sulla morte delle persone fondamentalmente e sull'ignoranza. Detto questo, sei una persona che non merita assolutamente rispetto perché vivere fino a 120 anni è innanzitutto un processo biochimico e biologico. Scusate, allergie e colpi di freddo, a quanto pare, è un processo biochimico e biologico molto complesso che entra nella genetica e che parte addirittura non tanto da noi o dai nostri genitori, ma parte da un corredo familiare, quindi un corredo genetico familiare. Quindi già questo dovrebbe far capire che non può essere attuato. Poi, senza parlare del luogo geografico di nascita, perché ci sono anche delle differenziazioni, purtroppo, no? Se uno è nato, per esempio, vicino a un'industria o in piena montagna o in un luogo dove fa freddo, dove fa caldo, ecco, quindi l'alimentazione che è stata seguita, insomma, ragazzi, le questioni per vivere fino a 120 anni sono troppe variabili, quindi questo vi fa capire quanto, ma comunque già la comunità scientifica lo sta distruggendo questo elemento qua, di cui non ricordo neanche il nome, pensate un po' quanta importanza gli do. E di conseguenza non può essere attuato. Ci sono dei segreti, che poi non sono segreti, lo dicono gli specialisti, per vivere bene, per esempio fare una camminata, fare attività fisica, mangiare più verdure, magari seguire una dieta equilibrata, preferibilmente la mediterranea, perché comunque ha ricevuto numerosi riconoscimenti, è stata approvata, appurata, comprovata, insomma, tante cose, studiata, ricercata, eccetera, eccetera. Quindi magari fare questo tipo di, magari evitare il fumo, diminuire l'introito di carne rossa, non bere alcol, tante cose. Ci sono dei de piccoli segreti che poi non sono segreti, delle piccole azioni che si possono fare per condurre una vita sana. Però parliamoci chiaramente, se nella genetica, nel corredo genetico ci sono delle tracce di alcuni tipi di malattie o alcuni tipi di che abbiamo le situazioni particolari, va, che vengono portate nel corso degli anni da persone, 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 ecco, si può fare poco, comunque poco. Detto questo, spero che il discorso sia chiaro. Secondo è questa fascia che dice, questa fascia, parlano gli esperti, doppiati malissimo fra tante cose, questa fascia vi permette di stare diritto, camminare, fare tutti gli esercizi perché allevia, semplicemente mettendola qua e tirando, alleva dolore alle spalle, gomiti, ginocchia, collo, anche, caviglie, vi corregge il piede piatto. Ma perché sta cosa? Ah no, cioè perché poi lo dicono pure, perché dovresti sprecare il tuo tempo a fare faticosi esercizi? Ma sei scemo? Ma
sei un coglione, ma perché dici questo? Cioè, nel senso, non, a fare faticosi esercizi, se dietro un esercizio c'è l'idea di qualcuno che l'ha studiato a livello biomeccanico, a livello biochimico, a livello muscolare, a livello nervoso, a livello fisiologico, vuol dire che dietro quell'esercizio, quel tipo di impostazione, c'è uno studio scientifico, quindi non così cazzate, scientifico, dove partecipano kinesiologi, dove partecipano persone laureate con master in biomeccanica, partecipano fisiologi, partecipano di tutta la comunità scientifica, insomma, quindi partecipano gente che ne sa, che ha studiato, non è semplicemente facciamo questo perché fa bene o inventiamo questa cavolata perché fa bene, no, perché c'è uno studio, capito? Perché se magari dietro appunto la cura, ok, posturale, ci sono dei posturologi, ok, che hanno studiato, degli ortopedici e quant'altro, che consigliano e fanno e si muovono, e dietro uno studio del genere, dietro una cazzata del genere, ci sei solo tu che parli, doppiato pure male in italiano. E poi la gente, giustamente, perché ha problemi di stanchezza, di dolore e quant'altro, va, compra queste cavolate e perde i soldi, perché li perde, e non guarisce. Perché il compito del kinesiologo, il compito del posturologo, il compito di gente che studia non è eliminare il dolore lì per lì, è eliminare il dolore alla fonte. Questo già lo dissi in un video precedente. Se io nel momento in cui metto un attrezzo come questo che elimina il dolore lì per lì, però non curo la postura, non curo le abitudini, non faccio quindi una rieducazione motoria, non potenzio la muscolatura, insomma, non curo tutte quelle strutture che sono prima, che ci sono già dentro di noi e che sono prima dell'uso di questa cavolata, io nel momento in cui mi toglierò questa fascia ritorneranno tutti i dolori, anche peggio di prima, perché magari mi costringe in una postura che io non sono abituato ad ottenere e non voglio ottenere, ok? Quindi devo avere proprio una rieducazione motoria, cosa che non avviene. Ah, ma può aiutare, può essere di supporto, può essere di supporto, come può essere di supporto anche dei tutori, dei busti, ok? Che vengono consigliati certamente non in televisione, generalizzati per la massa, ok? Vengono consigliati da gente che ha studiato, che sa che un tutore o un busto che è costruito, comunque adattato a quella persona, è solo per quella persona. Non che lo prendo io, lo prende mia mamma, mia nonna, lo prende tua nonna, tua mamma, tuo zio che sta male, tuo fratello. Non è così che funziona. Ogni persona è diversa, ogni persona ha un passato sportivo o di sedentarietà diverso, ogni persona ha un corredo genetico appunto diverso. Quindi questa cazzata di tenere questo busto, questa cosa che non so neanche come definirla, è veramente aberrante, c'è qualcosa di assolutamente deleterio per la comunità sportiva, ma soprattutto un insulto per la comunità sportiva e scientifica, punto primo. Punto secondo, faceva vedere che curava la scoliosi, curava quello e quell'altro, curava. Ma che ti curi? Ma che cosa curi? Ma che cosa curi? Ma che non sai neanche che cos'è una scoliosi, non sai neanche che cos'è una curva di compensazione, non sai niente, dici che curi, non curi niente tu, non curi niente, peggiori la situazione, laddove c'è da peggiorare, anzi dovrebbe essere da migliorare, tu la peggiori, ok? Quindi, per favore, vi chiedo, per favore, non cadete nel tranello delle pubblicità cazzate, queste qua, delle pubblicità così che dicono e millantano e fanno, non funziona. Tutto al più possono funzionare, sapete che cosa? Quel coso che premi e taglia le verdure, quello sì, perché mal che va lo prende e lo buttate, ma qua c'è in gioco la salute della persona, la salute proprio del benessere fisico, articolare, mentale, quant'altro della persona, e non si cura con un elastico attaccato in vita e due elastici attaccati qua, perché dietro quel tipo di lavoro c'è solo un lavoro di marketing, non c'è un lavoro scientifico, ok? Non c'è un lavoro analitico, non c'è un lavoro fisiologico, non c'è niente, c'è solo una cosa che dice, tanto sono elastici, li tiriamo, che te ne frega, passali per lì e buonanotte. Non funziona così il mondo, non funziona così la kinesiologia, non funziona così la posturologia, l'ortopedia, non funziona così niente, funziona solo così quelli che vogliono fare soldi veloce e che non hanno voglia di trasmettere un messaggio, ok? Non vogliono voglia di trasmettere nessun messaggio, semplicemente spendete soldi che state bene, spendete soldi in maniera intelligente, in maniera coscienziosa, e vi posso assicurare che starete molto meglio, ok?
Detto questo, ragazzi, il video penso che sia finito, non mi vengono altre cose da dire, e per il resto se mi viene qualcosa ve lo dico dopo. Detto ciò, ragazzi, se avete qualcosa da dirmi, se volete qualcosa, se avete qualcosa in contrario, ecco, potete scrivermelo nei commenti, sarò ben lieto di rispondere, oppure nelle pagine Instagram e Facebook, in.sport.fit, che trovate in descrizione. E per il resto, solo una cosa, queste pubblicità sapete perché vanno avanti? Perché c'è gente che non ha il coraggio di dire che per avere i risultati bisogna farsi il culo, ok? In palestra bisogna lavorare, ok? E bisogna avere tempo, quindi pazienza e lavoro costante. Invece no, l'epoca dei bottoni, l'epoca di internet dove tutto è subito, non è così che funziona. Però la parte biologica e biochimica e muscolare, gli adattamenti eccetera eccetera organici, ok, del corpo, ha bisogno di un tempo, ha bisogno di allenamento, ha bisogno di gente competente. Quindi non pensate che spendere soldi per avere il benessere istantaneo vi faccia avere il benessere istantaneo, perché state semplicemente spendendo i soldi in maniera istantanea, ma state avendo, che cosa? Una grandissima fregatura. Buon allenamento da InSport. Ciao.